Vi voglio far vedere giusto al volo cosa ho combinato all'interno di Honkai Impact Third, perché per la prima volta, specifico, prima volta in assoluto, sono riuscito a finire il nuovo Elysian Realm con il boss di Kevin Kaslana, con la mia Erzsero Finality a difficoltà Finality, ed è stata una roba allucinante. Vi faccio vedere la build che ho su schermo, che ho avuto una marea di fortuna nel farla durante la sessione, perché ho trovato praticamente tutti i Synod di Elysia. Quindi ho la Erzsero Finality con tutti i boss specifici. Oltre a questo, ho il core di Kevin, ho il core di Kalpas, ecco. Poi ho messo il core di Fua, quello di Aponia e anche quello di Vilvi. E ripeto, sono stato altamente fortunato. Perché ho seguito una nuova build, insomma, che si fo va a focusare per lo più appunto su questi Synod e non i soliti, adesso, di Griseo e diverse altre cose che abbiamo utilizzato in passato. E mi è andata bene perché ve ne ho già parlato di questo boss all'interno dell'Elysian Realm. E praticamente che cosa fa? Tu devi evitare i suoi attacchi, come giusto che sia. E oltre a questo devi essenzialmente schivare questi suoi attacchi che fa con questo spadone allucinante. E perché è particolare questi sono particolari questi attacchi? Perché se non riesci ad evitare, lui ti attiva una sorta di combo super ultra letale che ti one shotta e ti fa, mi pare, un 25 milioni di danni, una roba allucinante. E qual è la difficoltà, oltre ad essere questo di evitare il one shot, è che tu comunque devi fare i tuoi attacchi per buildare alcuni stack e diverse altre cose per fargli molto più danno. Però ecco, la difficoltà che io ho avuto all'interno di questa sfida era cercare di azzeccare il timing tra la mia sessione, o meglio la mia rotazione di fare la combo per attivare tutti gli stack e anche quella di evitare i suoi attacchi. E così ho perso un fottio di tempo. Però alla fine mi è andata bene, perché sennò non starei qui a parlarvene. Perché essenzialmente il fatto di avere comunque attivati tutti questi stack mi ha dato comunque un sacco di sopravvivenza, innanzitutto sul personaggio, perché ovviamente avevo il Silence di Fua che mi rende essenzialmente invincibile, ma per un tempo limitato. Ma oltre a questo, quando poi dovevo attaccarlo, a breve vi farò vedere che comincia a fargli un po' di danno serio, avevo appunto già tutti questi stack, quindi mi è andata molto bene. Oltre a questo, ho voluto provare per la prima volta a puntare anche sui Synod di Kevin, che non è una cosa che ho fatto spesso perché sapevo che non funzionavano così bene, ma dato che hanno fatto diverse modifiche all'interno delle serie, adesso sono diventate un pochino più utili. Oltre al fatto che qua non ho avuto il miglior timing della vita, ci tengo a specificarlo, ma tu con il Synod, quello là della carica che si va a 600 punti, che puoi attivare quello di Kevin, vai a fare un pochino la combo che ti fa a te giocatore, ovvero che ti va a chiudere all'interno di un pezzo di ghiaccio per potergli fare più danno. Ecco, oltre a questo, se tu lo fai mentre lui è senza le tre barre di scudo, ti permette di appunto di fargli veramente tanto danno. Però ce ne vuole. Certo che c'è, perché devi azzeccare delle tempistiche di continuo. E ripeto, non è stato assolutamente facile. Oltre al fatto che, come vedete su schermo, c'è questa barra del Frigid Cold, che se la fai avanzare troppo, lui ti one shotta. Quindi, capito? Cioè, sono veramente tante cose. Oltre al fatto che, ecco, adesso a cominciare nei 50 secondi, poi ci ho buttato via tipo un minuto e passa, ho cominciato a fargli tanto danno. E come ho detto prima, per fortuna la mia Qiyana era estremamente buffata, perché sennò non ci sarei mai riuscito a finirlo. Anche se devo dire che non ero assolutamente convinto. Cioè, sapevo che il danno riusciva a farglielo, ma togliergli 18-20 barre di vita in pochi secondi era assolutamente una roba al quale non ci credevo assolutamente. Però alla fin fine, con tutti questi cambiamenti che hanno introdotto l'Elysian Realm, oh dai, ci siamo riusciti, fortuna. Poi certo, diciamo che quando vai a fare la difficoltà Finality all'interno dell'Elysian Realm, cioè il boss finale conta quello che conta, cioè nel senso, hai già fatto tutte le rewards e tutto il resto, quindi è più una roba per dire riesci a finire anche il boss e quindi conquistare tutta la modalità, che è anche quello il senso di farlo ogni settimana. Però è stato molto bello, è stato molto bello perché è stata la prima volta in assoluto che ci sono riuscito, quindi wow. Ora, come si può vedere su schermo? Ecco, nella parte finale lui ha riattivato di nuovo gli scudi, ergo
era ancora una volta la difficoltà di dover evitare i suoi attacchi. E qua a un certo punto mi sono detto: senti, se non mi metto ad aspettare quello che fa lui, io non gli posso fare danno perché de devo cacciargli essenzialmente quell'ultima barra di scudo. Poi qua ci sono riuscito negli ultimi 15 secondi finali e tu puoi immaginare l'adrenalina del momento perché dovevo assolutamente finirlo in quei pochissimi secondi. Poi, come si può vedere su schermo, i danni della mia Ultimate erano comunque buoni, ma devo dire che non è stato quello a salvarmi alla fine, perché se non avessi avuto quel Signet di Elise che mi permetteva di spammare gli attacchi caricati e la weapon skill di continuo, io non sarei andato da nessuna parte, perché è stato proprio quello a darmi il boost che mi serviva per finirlo a 2 secondi dalla fine. Quindi, wow, è stata una roba allucinante questo Elysian Realm. Certo, poi la sfida continua, cioè ogni settimana ci sono degli effetti diversi per i vari stage e tutto il resto. Però ecco, è stato veramente molto bello riuscire a finirlo. Qua su schermo vi lascio quello che ho utilizzato io, come si può vedere. L'ho finito in 17 minuti, quindi ci ho messo anche un po' di tempo nel farlo. Però ecco, utilizzando 4 Signet di Kevin, 6 Signet di Kalpas, 4 di Fua, 4 di Apponia, 5 di Vilvi. E tutti e cinque quelli di Elysia, alla fine ce ne sono riuscito anche io. Certo, poi c'è chi mi dirà che ci riesce con Prometheus e tutto il resto. Oh, ragazzi, buon per voi, io a malapena riesco a finirlo con la Hercero Finality. Però dai, mi sono tolto questa soddisfazione, anche perché poi alla fine, lo ripetiamo, finire l'Elysian Realm ogni settimana, magari non a difficoltà Finality, ma ad Abstinence, insomma qualcosa del genere, arrivare a 20.000 di punteggio, ti dà accesso a 500 cristalli, oltre ai 3 emblemi che ti danno un po' di buffa, anche per questa modalità e diverse altre cose. Quindi per il farming è un'ottima attività da fare. Volevo condividere con voi questa parte finale di questa sessione, che è andata estremamente bene, anche se voglio dirlo, ho dovuto ricominciarla ben 2 volte, perché all'inizio non riuscivo a fare essenzialmente bene le sfide, quelle là a tempo limitato dove ti danno più sign. Quindi non è stata una run che ho finito dall'inizio alla fine tutto in una volta, cioè ho dovuto impegnarmi per arrivare fino a questo punto. Però detto questo, spero che vi sia piaciuto questa piccola sessione di gameplay per quanto riguarda Honkai Impact Third. Days are passing away.